Gela, da oltre 15 anni, è considerata area ad elevato rischio ambientale. Io ho l'impressione che qui continua a esserci un forte inquinamento che esce dalle ciminiere della centrale termoelettrica, perché si continua a bruciare pet coke. Il pet coke è l'ultimo processo di trasformazione del petrolio, composto da una miscela di sostanze estremamente pericolose, indicate come cancerogene e mutagene. A Gela, oltre alla raffineria, fino al 1994 era in funzione l'impianto di clorosoda di cloretano, ribattezzato reparto killer, a causa dell'elevato numero di decessi e malattie che hanno colpito gli ex dipendenti. Abbiamo chiesto a Leni una replica in merito. L'azienda dichiara di aver sempre operato in ogni suo impianto nel pieno rispetto delle normative vigenti. L'ENI dovrebbe procedere a una situazione di bonifiche per riparare almeno in parte il danno che ha fatto. Personalmente mi sono reso conto con il senno del poi, quando ho visto determinate colleghe operato per questa patologia, morto per quest'altra patologia. Io personalmente sono stato operato per un tumore e ringrazio Dio se sono qui con lei a parlare. Mi è stata ricostruita la vescica. Carmelo Tallarita è uno dei superstiti del reparto killer. I suoi occhi hanno visto spegnersi già 16 ex colleghi. L'ultimo, lo scorso gennaio, è stato Salvatore Mili. Tallarita, insieme a molti altri ex operai, chiede giustizia ed è in causa contro l'ENI per avere il riconoscimento delle malattie professionali contratte durante gli anni di lavoro in raffineria. Quando facevo i turni io avevo dei problemi che i medici non riuscivano a spiegarsi. L'unica cosa che mi dicevano, lei non può fare più i turni. Ma l'azienda non ne voleva sentire, tu devi fare i turni. Poi per accettare di lasciare i turni ho dovuto accettare un posto di categoria inferiore. Per salvaguardare la mia salute io ho accettato di essere declassato. La procura di Gela sta indagando sulla possibile correlazione tra i decessi e le patologie legate al ciclo produttivo del clorosoda. Il colosso dell'energia, anche in questo caso contattato per una replica, ha fatto sapere di aver piena fiducia nella magistratura e attende che gli sviluppi del processo facciano il loro corso. Chi non ce l'ha fatta è Francesco Esposito Paternò, scomparso per un tumore ai polmoni nell'ottobre 2006. Oggi è suo figlio Daniele che ne porta avanti la battaglia. Mio padre mi diede un foglietto e mi disse: queste sono le sostanze che mi ricordo che c'erano all'interno del clorosoda, cercale. Queste sostanze erano mercurio, erano di cloretano, cloro di vinile, amianto, c'era l'arsenico, c'erano l'IPA, idrocarburi policiclici aromatici e c'erano altre sostanze. Leggendo su internet cosa fossero queste sostanze e cosa sono, mi sono reso conto che mio padre, come si era reso conto anche mio padre stesso, fosse un ammalato oncologico a causa del clorosoda. In pochi mesi mio padre si è spento. Mancavano periodi lunghissimi, anche di 8 anni, e dal 72 al 78 i valori, gli esami non sono stati registrati, malgrado noi siamo in possesso di esami mercuriali che dimostrano che sono stati effettuati in questo lasso di tempo che non è stato registrato. Ad esempio, noi abbiamo esami del 75, ma in realtà questi esami non sono stati mai registrati nel libretto sanitario di mio padre. Esami che attestavano cosa? Attestavano che il valore mercuriale dell'urina era altissimo, 4 volte di più quello che era il tasso previsto dalla legge in vigore in quel periodo. È da qui che è iniziata la nostra attività come comitato. Qui abbiamo capito che c'erano delle anomalie nel libretto sanitario. I nostri genitori in vita non li potrà riportare nessuno. Il danno fatto non potrà ritornare indietro. Quello che noi ci siamo sempre auspicati come comitato è quello di migliorare il futuro della nostra città. Massimo Grasso e Daniele Esposito Paternò hanno fondato un comitato insieme ai familiari delle vittime e agli ex operai del reparto killer. Si sono costituiti parte civile nel processo contro l'ENI, denunciando le numerose anomalie nei libretti sanitari dei loro genitori. Eppure, anche chi è ancora vivo è cosciente dei suoi mali. Non c'è dubbio che tante sostanze che in stabilimento erano in larga parte presenti sono responsabili della formazione delle sclerosi, delle placche aterosclerotiche all'interno delle coronarie, che poi in definitiva sono il guaio primo che ho avuto io. Io lì dentro ho lavorato 25 anni.
25 anni in cui si lavorava che c'era cloro, soda, mercurio, acido cloridrico, ipoclorito di sodio, acido solforico, dicloretano. C'erano perdite di mercurio sotto salacelle. Noi quando passavamo sotto salacelle spesso e volentieri ci cadeva il mercurio sull'elmetto o sulle spalle, ma non solo il mercurio, ma anche la soda. Quando ci cadeva la soda ci bruciava anche le spalle. E poi al clorosoda in modo particolare c'era una fortissima presenza di campo magnetico. Lei deve immaginare che all'interno dell'impianto clorosoda 10 monete da 100 lire, le vecchie monete da 100 lire, attaccate una sull'altra, restavano come se fossero state una catena, restavano appese come se fosse stata una catena. E questo credo che dica in maniera molto chiara di quale intensità di campo magnetico regnasse in quelle zone. L'imbattagela ancora c'è, e c'è di forte perché si vede, voi stessi giornalisti leggete sui giornali delle malformazioni dei bambini che ci sono, un'alta percentuale a Gela, non è una percentuale normale, ma questo è dovuto sempre allo stabilimento. Secondo lo studio epidemiologico Sentieri, elaborato all'Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero della Salute, che ha valutato la mortalità della popolazione residente nei 44 siti di interesse nazionale in Italia, emerge che la prevalenza alla nascita di postspadie è risultata tra le più elevate mai riscontrate in letteratura. Un dramma questo che ha colpito più di 700 famiglie gelesi, come quella di Salvatore Granvillano, un ex operaio del polo petrolchimico. Io ce l'ho due, ho avuto figli malformati. Ce l'ho uno di 28 anni e una mi è morta nel 2011, a 12 anni. Una malattia rara. Da bambini sono nate. Anzi, io ce n'ho ancora uno vivo che ha 28 anni, fatto ad ottobre. Però lei è sano. Io e mia moglie siamo sani. Come associazione abbiamo fatto delle visite, incominciando dal 2011, abbiamo fatto il gruppo delle capelle, in cui abbiamo trovato su 120, 87 che abbiamo tutte in nickel, rame, arsenico, piombo, alcuni hanno oro e argento pure, c'hanno pure oro e argento. Sommariamente possiamo dire che abbiamo sicuramente, per quanto riguarda l'ipospadia, che è una malformazione dell'apparato genitale maschile, dati sono pubblicati scientificamente, quindi sono pubblici ormai, cioè l'aspetto delle indagini della procura ha liberato, divulgati, ha liberato quei dati. Arriviamo anche per alcuni anni a un'incidenza di 6 volte l'atteso. Ti aspetti che nascano su Gela un numero X di bambini con anomalie congenite, ne trovi X più una quantità aumentata. Quella che è la quota maggiore chiaramente è attribuibile a. Ci sono poi una serie di segnalazioni sporadiche dove ancora non si è indagato, dico sporadiche nel senso che vengono dalla cittadinanza, di lavoratori che erano impiegati in altri impianti, sia della raffinazione, sia della parte chimica, sia della depurazione acque. Quindi su questo non c'è stato uno studio sistematico come sul clorosoda, però abbiamo contezza di tanti lavoratori che hanno manifestato delle patologie potenzialmente riconducibili. È chiaro che può essere anche un'apripista per indagare e capire di più anche su altri cicli produttivi. Quello che ho visto io stamattina è che questo greggio si è riversato e sparso su una superficie di qualche chilometro quadrato. Ci sono tutte le calette circostanti da qua a circa un chilometro andando verso ovest, che sono tutta la spiaggia è completamente cosparsa di catrame. La cittadinanza ormai è stanca. Come vedete c'è stato un pellegrinaggio. Centinaia di gelesi ormai stanchi di subire queste vessazioni sono qua a constatare
direttamente con i loro occhi, perché ormai non si fidano di nessuno. È da 50 anni che succede questo, specie ogni volta alla vigilia dell'estate. In aperta campagna e poco distante dal centro di Gela, le trivelle perforano la terra a ripetizione. Una fotografia che sembra mostrare un panorama texano, invece siamo sempre in Sicilia. Quello stesso mare che alcuni mesi prima era stato inondato da rifiuti industriali e petrolio, adesso accoglie ignari bagnanti.